non è prevista la possibilità di dare il voto disgiunto. Ecco, appunto, stavo venendo proprio a questo, perché invece non è possibile, a pena di invalidità del voto, dare mettere una croce, per intenderci, su nome del candidato del collegio uninominale e poi andare su un'altra lista, quindi non, le liste sono chiuse. Da questo punto di vista è stato criticato il fatto che non è possibile dare il cosiddetto voto disgiunto. Cosa significa? Non è possibile, come ho accennato, dare un voto per il candidato uninominale ed uno per una lista, diciamo un simbolo, una lista, un partito diverso che non lo sostenga. Ecco, vorrei precisare, perché poi sono state in questo periodo vengono dette cose anche imprecise, che non è vero che il voto disgiunto riguarda necessariamente e solo entità diverse che si stanno eleggendo, vedi presidente della regione e consiglio regionale, cioè cariche diverse. Il voto disgiunto può anche essere previsto quando si sta eleggendo lo stesso, in questo caso il Parlamento, quindi lo stesso organo rappresentativo. E tant'è, questo è tanto più vero che per il fatto che anche in questo sistema sarebbe potuto essere previsto voto disgiunto, come è stato previsto per il Mattarellum, e poi è previsto in Germania, dove appunto in entrambi i casi era possibile votare in un modo per la parte uninominale e in un altro modo per la parte proporzionale, e fisicamente e materialmente la disgiunzione delle due possibilità di voto era data dal fatto che all'elettore venivano date due schede diverse. Quindi, insomma, è possibile ed anzi sarebbe stato opportuno dal punto di vista tecnico e quanto alla capacità di incidenza, dunque al potere di voto dell'elettore. Ma non è neanche possibile, e questo arrivo al profilo, diciamo uno dei profili più criticati, non è possibile dare una preferenza di voto ad un qualche candidato. Quindi ci ritroviamo nella situazione in cui i candidati sono l'ordine di elezione sostanzialmente scelto, stabilito dai partiti, per cui si seguirà l'ordine di presentazione, l'assegnazione dei seggi, si seguirà l'ordine. Praticamente ci sarà il capolista bloccato. In una certa misura per quanto riguarda la parte proporzionale, sì, per quanto riguarda la parte proporzionale, sì. Ora, non solo, si è anche continuato a mantenere la possibilità di candidarcisi in 5 collegi, quindi è stato mantenuto la cosiddetta candidatura multipla, e che insomma è stato oggetto di parecchie critiche, che però la Corte Costituzionale non ha, come dire, ha stabilito, anzi, di non censurare, anzi in qualche modo nella sentenza 35 l'ha mantenuta, e però la situazione crea confusione, perché va da sé che l'elettore non solo non può dare nella parte proporzionale la sua preferenza di voto, ma in più i candidati nella parte proporzionale, e anche il candidato dell'uninominale può candidarsi anche nella parte proporzionale, sì, e inoltre possono candidarsi in cinque collegi diversi. Quindi alla fine il problema resta che l'elettore dà il suo voto non solo costringendolo con una scelta o comunque poche scelte a prendere tutto il pacchetto, ma inoltre anche il suo voto non ha perde la percezione di dove vada a finire, perché col gioco delle candidature multiple si perde, e inoltre non si recupera nemmeno, insomma poi si sa che anche nell'opzione, diritto di opzione, i giochi che si fanno a livello partitico poi per stabilire gli eletti, no? Quindi veramente da quel punto di vista lì il sistema è pessimo, continua a mantenere dei profili problematici che purtroppo a cui ci siamo direi assuefatti. Ripeto, il meccanismo della candidatura multipla è stato fatto salvo dalla Corte nella sentenza 35, quindi a questo punto di vista insomma non ci sono, diciamo, profili, almeno nel breve periodo, che
che hanno fili di incostituzionalità, e inoltre si è comunque mantenuta, a differenza del cosiddetto porcellum, sono stati aumentati il numero di collegi, e quindi le liste sono più brevi, più corte, e un profilo di incostituzionalità nella sentenza 1 del 2014 era legato al fatto che le liste erano cosiddette liste lenzuola, cioè erano liste lunghissime di decine e decine di persone, per cui, disse la Corte, l'elettore non sa chi vota, nel senso che non ha nemmeno la percezione visiva di chi sta andando a votare e non può avere proprio la memoria fotografica. Quindi in questo caso si è intervenuti su questo profilo accorciando, dicendo, appunto, presentando delle liste più brevi che saranno composte, appunto, questi nomi che compariranno vicino al simbolo saranno al massimo 4, quindi brevi, dando la percezione, anche perché c'è la parte uninominale, di dare un voto personale. Però questa percezione, ripeto, è vero, è maggiormente personalizzato il sistema, ma poi si perde il controllo del proprio voto attraverso questi meccanismi assolutamente labirintici.